si sono incatenati per protesta davanti al municipio del comune di Agrigento, gli ex lavoratori in servizio nei bagni pubblici. Gli ex addetti ai bagni pubblici ormai da quasi 2 anni attendono notizie sulle proprie prospettive di lavoro dopo la scadenza del bando. Gli operai paventano l'occupazione ad oltranza in mancanza di risposte da parte dell'amministrazione comunale. Siamo qui incatenati perché il sindaco da 2 anni che ci prende in giro per i gabinetti pubblici, eravamo custode noi per i bagni pubblici, purtroppo è finita la gara e non l'ha fatto più. Poi siamo venuti qua noi dal signor sindaco e ci aveva promesso, da 2 anni che ci promette il lavoro. Ragazzi non vi preoccupate, ragazzi non vi preoccupate, purtroppo ancora siamo qui. Noi abbiamo la luce di pagare, la casa di pagare, abbiamo i ragazzi che sono malati, mia moglie è malata. Ci abbiamo l'assistenza di pagare tutte le cose e lui si fa l'orecchia di mercante. Purtroppo ora siamo qua 5 ragazzi che cerchiamo il posto di lavoro nostro, quello che ci ha torto, che erano dei gabinetti. E ha messo l'operai del comune. Dopo 16 anni noi di lavoro, dei gabinetti pubblici, ci ha buttati fuori. È da 2 anni che siamo qua in attesa che il sindaco ci dà delle promesse, ma noi ormai siamo qua alla disperazione, e non abbiamo dove andare, quindi da 2 anni a questa parte abbiamo mantenuto duro perché non si può più andare avanti. Da qua noi non ci spostiamo affinché il signor sindaco non ci dà delle certezze chiare di andare a lavorare, perché noi abbiamo troppe esigenze, abbiamo dei bambini disabili, abbiamo dei problemi in famiglia, quindi noi abbiamo... Siamo costretti oggi qua, come vede lei, siamo incatenati affinché qua non ci spostiamo, semmai qua non ci danno un lavoro da andare a mangiare ai nostri figli.